oggi facciamo un viaggio nel passato. Benvenuti su Cartoon Joe. Era tanto che non parlavamo di film vecchi. Oggi vi voglio parlare di un film che, se avete visto il mio wrap up dei film e delle serie TV che ho visto nello scorso mese, sapete che ne avrei parlato prima o poi in un video. Si tratta di Alla ricerca della Valle Incantata, un film della Universal Studios con regia di Don Bluth, famosissimo regista. Se non lo conoscete, vi faccio semplicemente qualche esempio: Anastasia, Pollicina, Fievel, insomma quel genere di film. Ed è uscito nel 1988, quindi, come vi ho detto, è un film piuttosto vecchiotto. Un film che sicuramente tutti i bambini degli anni 90 hanno visto, si sono inquietati, hanno pianto, hanno sognato insieme a Piedino e tutti i suoi amici, ma ovviamente i più giovani che mi seguono sicuramente non sanno di cosa sto parlando, quindi passerò a parlarvi un po' della trama generale di questo film. Siamo nella preistoria, quindi all'epoca dei dinosauri, precisamente nel periodo nel quale cominciavano ad assestarsi i vari continenti, le terre cominciavano a tremare, a cambiare, lo spostamento delle zolle, insomma tutte quelle cose un po' noiosette che ci insegnavano a scuola. I dinosauri chiaramente cercano di migrare, ecco, verso terre più fertili, dove è possibile che loro possano sopravvivere. Poverini, non sapevano a cosa andavano incontro. Ci troviamo in questo branco, mega branco, di dinosauri di varie specie, tra cui i collilunghi. Tra l'altro parleremo dopo del linguaggio che viene utilizzato in questo film, ma ovviamente non vengono nominate le specie di dinosauri con il loro nome scientifico, ma con nomi che siano accessibili ai bambini in modo che si ricordino meglio, tra virgolette, di queste specie. E appunto abbiamo questo piccolo branco di collilunghi nel quale nasce un unico cucciolo che chiameremo Piedino, perché appunto si chiama Piedino, non perché decidiamo di chiamarlo così. C'è questo spostamento delle zolle, contemporaneamente, perché mai una gioia, arriva un tirannosauro e tutto va a scatafascio perché la madre di Piedino muore tragicamente cercando di salvare il suo cucciolo. Oltre a Piedino, ovviamente Piedino viaggia insieme ai suoi nonni e a sua mamma, il padre non è pervenuto in questa storia. Nello spostamento delle zolle rimane separato dai suoi nonni, trovandosi in compagnia, tra virgolette, di altri cuccioli di altre specie, quindi c'è un triceratopo, un codallancia che non mi ricordo bene, penso sia uno stegosauro, poi c'è un bocca grande che non mi ricordo che specie sia, e un pterodattilo, insomma tutti i cuccioli di diverse specie che vengono da diversi mondi, ecco, diversi tipi di sopravvivenza, però si ritrovano insieme tutti separati dai loro genitori, dagli adulti della situazione. L'unica cosa che tutti loro sanno che devono fare è andare alla ricerca appunto della Valle Incantata, quindi questo mega posto fighissimo con un sacco d'acqua, un sacco di erba e un sacco di foglie da mangiare, insomma il paradiso in terra per loro. Hanno delle brevi indicazioni date appunto dalla madre di Piedino prima di morire, porteranno appunto questo piccolo branco stranissimo ad arrivare al loro obiettivo. E quindi tutto questa avventura si svolge nel viaggio che porta questi cuccioli da una terra arida e brulla a una terra dove è tutto più bello, insomma. Trama molto semplice, direi, molto semplice rispetto ad altri film d'animazione non sui dinosauri. Questo perché è indirizzato a una fascia d'età molto infantile, quindi partiamo da una scuola materna, per intenderci, a una scuola elementare. Direi oltre la quarta quinta elementare risulta comunque un film per bambini più piccoli, quindi prima di quella fascia d'età sicuramente è un film molto apprezzato, tant'è che, come vi ho detto, mi ricordo che c'era un mio compagno della scuola materna che era appassionatissimo di questa saga, portava in giro le sue cassette con fierezza e voleva essere tipo Piedino, insomma cose strane. A parte questo viaggetto nel mio passato, mi è piaciuto molto. Devo dire che prima di rivederlo io avevo un'opinione piuttosto bassa di questo film, pensando appunto al classico film per bambini, è stupido. Però non so perché mi era venuta voglia di rivederlo, e nel rivederlo mi sono accorta di alcuni aspetti che non avevo considerato. Partendo dal presupposto che è un film per bambini piccoli, ho trovato molto interessante l'inserimento di alcune tematiche che è difficile spiegare ai bambini piccoli in maniera consapevole, ecco, e partendo dalla concezione scientifica stessa di questo film. Nell'introduzione della nostra storia, dove ancora i nostri personaggi principali non sono apparsi,
c'è una voce narrante che spiega cosa sta succedendo nel mondo nell'epoca in cui noi ci troviamo, quindi appunto lo spostamento delle zolle, l'evoluzione stessa della specie, della vita, ecco, delle forme di vita, com'è il terreno, come si sta muovendo, ecco, il clima e tutte queste cose, e come si evolvono i dinosauri, le differenze tra le varie specie e via dicendo. Tutto questo con un linguaggio appunto adeguato alla fascia d'età a cui è indirizzato questo film, quindi tutto in maniera molto semplice, molto semplicistica, con il quale però i bambini possono avere delle nozioni base di scienza e di storia di conseguenza, perché appunto non si tratta solo di biologia, di scienza e quindi scienza dell'evoluzione, ma anche di storia. Tra l'altro, sempre per quanto riguarda la tematica della scienza, io trovo che ci sia un brevissimo e implicito accenno alla teoria darwiniana dell'evoluzione, quindi vince il più forte, quindi il più forte sopravvive, i più deboli invece no. Il problema, qua c'è una piccola, piccolissima contraddizione, forse neanche tanto piccola, in un'epoca preistorica, in vista in maniera seria, quindi non con l'intento di attrarre, tra virgolette, i bambini sull'argomento, un branco di cuccioli indifesi e assolutamente soli, quindi senza la protezione dei genitori, sicuramente non sarebbe sopravvissuto, anzi avrebbe determinato la fine della loro specie, ecco. Invece nel nostro cartone questi cuccioli dimostrano di essere forti e quindi di poter sopravvivere anche a un viaggio così pericoloso. Cosa che ovviamente nella storia probabilmente non sarebbe successa, e questo va un po' in contrapposizione con la teoria darwiniana del vince il più forte. Questa teoria va anche in contrapposizione con un'altra tematica che viene analizzata in questo cartone, che forse è proprio l'intento del nostro film. Quindi le due tematiche principali e psicologiche che vengono insegnate ai nostri bambini ascoltatori sono principalmente il razzismo e il bullismo. Entrambi, ripeto, che vanno in contrapposizione con la teoria scientifica darwiniana, quindi per il quale vince il più forte. In realtà quello che si vuole insegnare con questo film è che non c'è una razza vincente e allo stesso modo non c'è una persona vincente in quanto più forte fisicamente o intellettualmente. Ogni specie dà il suo contributo all'evoluzione e questa è una cosa bellissima. Io trovo che la contrapposizione e lo sbaglio, tra virgolette, nello spiegare la teoria darwiniana in realtà sia uno sbaglio a fin di bene, perché comunque i bambini apprendono qualcosa che, ripeto, come ho detto inizialmente, consapevolmente è molto difficile spiegare. Il discorso del razzismo viene affrontato in diversi punti, in particolare da Piedino e da Tricky, che sono rispettivamente un collo lungo, alias un brontosauro o brachiosauro, e un triceratopo. Abbiamo appunto l'apparizione dei nostri due personaggi con rispettivi genitori, nel quale il padre di Tricky, che è anch'esso un triceratopo, spiega che la figlia non può socializzare con Piedino in quanto è di una specie diversa. Oltretutto fa anche delle battute, tra virgolette, sulla stupidità dei colli lunghi. Insomma, fa tutte queste cose spiegando che appunto tu devi schifare qualunque altra razza di dinosauro e non devi socializzare con loro perché sono diversi e sono più stupidi di te. Questo è un concetto molto forte, spiegato in maniera molto forte, ma anche molto chiara per un bambino. E questa è una cosa molto bella e molto educativa, anche perché poi nel corso della nostra avventura noi vediamo queste cinque specie completamente diverse, sia per dimensione che per peculiarità, che per natura proprio biologica, socializzare e unirsi per uno stesso unico scopo, quindi quello di andare alla ricerca di un posto migliore, e ognuno mette il meglio di sé per ottenere questo scopo, tralasciando il fatto che vanno a sconfiggere un tirannosauro, che è una cosa assolutamente improbabile, ma vabbè, dettagli. Il bullismo, tra l'altro, va a braccetto con il tema del razzismo in questa storia, perché, come vi ho detto, vengono inserite diverse battute da parte di Trick, che è il bullo della nostra situazione, che spiegano cosa vuol dire essere un bullo. Quindi il bullo che si fa forte delle parole, delle frecciate, degli attacchi verbali e non alle altre specie o alle altre persone intorno, proiettando questa situazione nel contesto della società umana, ma che poi si ritrova solo perché a furia di ingigantire se stesso, credersela, all'inizio magari ci si crea un seguito, ma poi il tuo seguito si accorge che in realtà tutto quello che dici non corrisponde necessariamente alla realtà dei fatti, quindi non è necessariamente che
tu perché hai fatto, hai detto questa cosa, sei più forte, dimostri di essere più forte perché fai vedere che gli altri sono deboli. In realtà non è così e la nostra storia lo dimostra perché tutti gli altri, a parte Piedino che è un po' come un cavallo, cioè lui va verso il suo obiettivo e basta, tutti gli altri dimostrano questo fatto, quindi loro inizialmente dicono: oh, Tricky, quanto sei brava, quanto sei bella, quanto sei forte, ma poi dopo un po' si rendono conto che dice un sacco di baggianate e soprattutto le dice a discapito degli altri, quindi non vale la pena di seguirla. Anche questo, inconsciamente, il bambino lo apprende come tematica ed è una cosa molto bella perché purtroppo il bullismo, come ho detto in qualche video precedente in altri format, è un problema che persiste a tuttora, soprattutto e sorprendentemente nella fascia infantile cui è indirizzato questo film. I personaggi, appunto, abbiamo parlato di Piedino e abbiamo parlato di Tricky nello specifico. Piedino funge un po' da leader, ma solo per il fatto che è possessore di una foglia verde, l'unica foglia verde rimasta, e soprattutto è possessore delle informazioni che porteranno il nostro piccolo branco alla Valle Incantata. Tricky invece spicca per la sua personalità in quanto il bullo e in quanto portatrice di un grande insegnamento, cioè il bullismo non serve a niente in sostanza. Però abbiamo gli altri tre personaggi. Abbiamo Spike, che è appunto il coda all'ancia. Coda all'ancia che è il più massiccio, il più grosso, il più forte di tutti, ma è il più stupido effettivamente. Stupido non in senso dispregiativo, ma perché biologicamente è la razza probabilmente più stupida. Non so, io non sono un'esperta di dinosauri, se qualcuno lo è mi faccia sapere qua sotto. Fatto sta che Pike da subito dimostra di essere il più indietro intellettualmente parlando. Infatti si fa spesso guidare dagli altri, prende iniziative stupide, senza pensare alle conseguenze dei suoi gesti e potrebbe essere, adesso che ci penso, un po' una specie di metafora del bambino portatore di handicap, il che ci rende tutto questo ancora più bello a livello di integrazione, razzismo, bullismo anche, insomma, cose di questo tipo. È una cosa molto molto bella. La migliore amica di Spike è Ducky, chiamata Ducky probabilmente perché l'evoluzione della sua specie sono stati i palmipedi. Ducky è praticamente la tolleranza fatta a dinosauro perché da subito lei si ritrova da sola, quindi ha bisogno comunque di una compagnia. È una chiacchierona totale, non le interessa che gli altri siano di diverse specie, non ci pensa neanche che magari lei non dovrebbe socializzare con quello piuttosto che con quell'altro. Lei dice: siamo tutti cuccioli, stiamo tutti andando nello stesso posto, quindi è inutile che ci facciamo la guerra, andiamo tutti nello stesso posto e aiutiamoci a vicenda. E riesce sempre con la parola giusta a integrare il nuovo arrivato, tra virgolette, nella compagnia, che si tratti appunto di Piedino stesso, che inizialmente vuole viaggiare da sola e poi la accoglie, tra virgolette, come compagna di viaggio, che sia Spike, appunto, quindi lei è quella che lo trova e che lo accoglie appunto in questa compagnia, nonostante tutto. Con Tricky lei dimostra di essere la più comprensiva del personaggio in sé, tant'è che inizialmente sì, le sta al suo gioco, quindi comunque la adula come gli altri. Ma poi è una delle poche, non mi ricordo con che battuta, però dimostra di essere la prima ad accorgersi che tutto quello che dice Tricky in realtà è solamente una difesa perché lei si trova ad essere sola e debole sostanzialmente. Infine abbiamo Pitri, che non so il nome da dove derivi, comunque vabbè, la fantasia dei nomi lasciamola perdere. Pitri è la paura, cioè il bambino pauroso in sostanza. Non so com'è che potrebbe essere definito, però il personaggio in sé, adesso forse sto andando io ad analizzare delle cose assurde, ma magari no, non lo so, io la butto lì, potrebbe essere definito il bambino autistico, perché in realtà Pitri ha delle peculiarità uniche. Delle peculiarità che potrebbero farlo diventare, tra virgolette, il più forte della compagnia in quanto lui può volare, lui è piccolino, quindi comunque ha delle capacità diverse rispetto magari a uno Spike, un piedino, però è timoroso di qualunque cosa. In più, nell'animazione proprio del personaggio, notiamo che Pitri è l'unico che ha degli scatti mentre fa le cose, insomma. È vero che l'animazione è un po' vecchiotta, quindi potrebbe essere tipo un bug di sistema, però in realtà a me ha ricordato appunto il problema dell'autismo, quindi anche qua ritorniamo sempre nel discorso, come per Spike e come per gli altri, di un'integrazione vera e propria del bambino, tra virgolette, diverso, quindi andando a beccare
le peculiarità di quella persona, non è necessario andare a denigrarla per i suoi difetti, ecco, quindi valorizziamo i pregi e disprezziamo i difetti, cioè disprezziamo e non consideriamo i difetti. Insomma, tutto ciò ci porta a un gran film per bambini, questa è un po' la mia conclusione. Per quanto io inizialmente riguardandolo fossi stata molto scettica nell'osservare le varie cose, osservando e guardando con attenzione tutte queste cose, mi sono accorta che in realtà è un grandissimo, bellissimo film per bambini, quindi consigliatissimo, genitori, se non l'avete ancora fatto, fateglielo vedere ai vostri figli perché è super super educativo. Detto ciò, io ho concluso questa mega recensione, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate del film, se avete altre curiosità da chiedere, delle curiosità che magari potete condividere col mondo. Io sono qua, sono aperta a tutti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se volete condividere questo video a me fa solo piacere, se vi piace questo canale e tutto ciò che faccio su questa piattaforma iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo lunedì 5 con Danza con Joe, che sarà anche Pasqua, ma vabbè, il tema non sarà la Pasqua. Invece con il prossimo Cartoon Joe ci vediamo il 24 di aprile. Un bacione e ci vediamo alla prossima. Come che saluta?